Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini. Grazie. Mi permetto a questo punto di spendere due parole. Logicamente un ringraziamento a tutti quelli che hanno votato, sia Vivere Rescaldina che il Centrodestra Unito e che il Movimento 5 Stelle, perché la forma democratica che oggi ci ha portato su questi banchi è la miglior forma di organizzazione della società, a mio avviso, quando si ha rispetto di tutti e quando si ha la libertà di esprimere le proprie opinioni. Ed è dunque per questo motivo che io voto anche chi non ha votato, che io che ringrazio anche chi non ha votato Vivere Rescaldina. Ritengo, e avevo preparato un discorso ma non vorrei approfittare troppo delle condizioni favorevoli, però mi ero messo due appunti: linguaggio e comunicazione. E mi dispiace che già in avvio di consiglio ci sia stato questo confronto con la minoranza, perché ritengo che la comunicazione, come sottolineava il dottor Gasparri, oggigiorno è sempre difficile ed è sempre troppo facile andare a urtare la sensibilità e l'opinione altrui. Io mi auguro in questi 5 anni che il Consiglio Comunale, la maggioranza, le minoranze adottino una forma di rispetto anche nel linguaggio e nella comunicazione. Lo ritengo fondamentale affinché si possa lavorare in serenità per il bene di tutti i cittadini. E faccio questo invito veramente caloroso a tutti quanti a ritornare ad una forma di rispetto comunicativa, che ripeto, e ha sottolineato Gasparri, nei social si fa sempre più aspro. Io ringrazio tutti quelli che hanno votato Vivere Rescaldina e soprattutto chi mi ha sostenuto. Ringrazio i consiglieri, i candidati della lista Vivere Rescaldina non eletti, che hanno comunque concorso al raggiungimento di questo importante risultato per noi. Ringrazio Francesca e tutta la mia famiglia, che ha saputo in modo opportuno e sempre posato appoggiarmi, e vi prego di continuare anche per il prossimo quinquennio ad avere sempre un atteggiamento rispettoso anche di chi proprio non tifa per me. Io arrivo dalla delega dello sport e vorrei chiudere proprio il mio intervento veramente con un ringraziamento totale a tutta la cittadinanza, con un gesto che soprattutto nelle arti marziali viene effettuato, che è l'os, ossia un inchino che è la forma di rispetto verso la disciplina, verso l'avversario e verso se stessi. Grazie a tutti.